English. Ciao ragazzi, ciao, benvenuti sul mio canale e sempre Forza Juventus. Allora, voglio un nuovo video. Allora, prima cosa voglio chiedervi scusa al riguardo se l'altra volta non mi è stato permesso di fare la live, perché voglio, per problemi personali sono stato poco bene, ho avuto un intervento e mo sto in fase di guarigione, questi cazzo di punti fanno male. Comunque, tornando al discorso che voglio farvi su questo video, è al riguardo che è passata un'altra settimana e Luis Suarez dov'è? Voglio, ma Luis Suarez dove? Allora, io dico che se, allora, i giornali spagnoli parlavano al riguardo che Luis Suarez stava vicino alla Juventus, i giornali italiani, anzi i giornalisti italiani come i giornalisti spagnoli, i giornalisti spagnoli dicono la loro e i giornalisti italiani non sanno nulla, poi si inventano sempre, ogni giorno esce un nome. Allora, secondo il mio parere, come dico, c'è un intreccio, un movimento veramente, sarà una sorpresa, perché veramente la Juventus sta lavorando sotto traccia e ci sarà un movimento, veramente un movimento che nessuno saprà nulla, e ci sarà la sorpresa come è successo con McKennie. Voi dite perché? Perché allora la Juventus, prima che la Juventus arrivasse a Suarez, già da mesi si parlava di Milik, anche quando stava ancora Sarri si parlava di Milik. Allora, con Milik c'è nato un altro intreccio, perché sappiamo che quel coglione di De Laurentiis vuole i soldi, e specialmente quando sa che se deve rinforzare una squadra come la Juventus non lo farà mai, e allora giustamente con Milik non andando a Roma, che poi si parlava che andasse a Roma, non si muove più Dzeko. Vedete un po' che intreccio. Poi all'Atletico Madrid c'è stata l'ufficialità di Cavani e si muove Morata. Allora, il mio punto di domanda è questo: secondo me la Juventus si sta muovendo veramente sul prestito di Morata, perché io penso che, e sono d'accordo con un youtuber quando dice che se l'anno prossimo la Juventus dovrebbe prendere Haaland, dagli 70-80 milioni, quelli che sia, ma voi mi dite cosa serve veramente quest'anno spendere i soldi per un attaccante che puoi tenerlo 2-3 anni e poi mandarlo via? Allora, se devi guardare il futuro, allora è un movimento che ci sta, che ci può stare. La Juventus non prende nessun centrale, andrà su un giocatore in prestito, e l'anno prossimo la Juventus prenderà con i soldi, con i skate, prenderà Haaland. Però tanti non vogliono capire che, perché si parlano da tifosi, perché ragionano da tifosi, non vogliono cercarsi di immedesimare nei panni degli altri e ragionare veramente come a livello societario dovrebbero ragionare. Allora, Agnelli già l'avete sentito giustamente come ne ha parlato al riguardo, essendo lui presidente dell'ECA, ha parlato chiarissimo: ci sono tanti club in Europa, voglio, dal momento che gli stati sono chiusi e non c'è gente negli stati, i soldi non stanno entrando, ci sono società che veramente non possono né vendere e né comprare, e nella stessa situazione si trova la Juventus, tutti quegli esuberi che aveva nessuno se li prende, e come la Juventus, se non riesce a vendere non può comprare. Voglio, vado a mettere proprio in capo, non c'è niente da fare, la Juventus non può né vendere e né comprare. E poi, tra virgolette, ci sta mettendo anche il suo, che dire, cazzo,
Dai, che dico, ma togliti dai cazzo e vattene via. Non dai un po' di conoscenza per questa società? Che cazzo veramente? Ti ha provato profumatamente, ti ha aspettato profumatamente, ti ha fatto mettere, veramente ti ha guarito pure profumatamente. Ma che cazzo veramente? Non è un po' di riconoscenza a dire grazie, prenditi due bagagli e vattene via per come ti hanno trattato? Dai, che dita, ci stai mettendo anche il tuo. Comunque l'ufficialità che anche Higuaín è andato via. È andato a giocare in America, si è fatto capace, il ragazzo si è fatto capace e si è andato via. Comunque stiamo ancora in attesa ancora di questo centrale. Mancano ancora 8 giorni, 9 giorni all'inizio del campionato e stiamo ancora senza centrale. Ragazzi, io faccio questa domanda, ma se veramente la Juventus avrebbe chiuso l'affare Suarez, ma veramente credete che non avesse già dato l'ufficialità? Io penso che già avrebbe già dato l'ufficialità che Suarez fosse della Juventus, ma se la Juventus ancora non dà l'ufficialità, vuol dire che la Juventus non sta su Suarez. Poi a voi chi ve l'ha detta che la Juventus sta su Suarez? Chi ve l'ha detto? Avete sentito Paratici dire qualcosa? Avete sentito Cherubini dire qualcosa? Avete sentito dire magari da Agnelli oppure da Nedved dire qualcosa del genere? Si sono fatti tanti nomi e alla fine, alla fine, alla fine, che è uscito pure? Oliver Giroud. Madonna, mamma mia, mamma mia. E se io dovrei puntare su Giroud, che poi come attaccante non è male perché è un giocatore sul tipo di gioco, non fa giocare male le squadre, anche se segna poco, però è un giocatore che fa giocare molto bene i suoi compagni che gli stanno attorno. Però non vuol dire che ha un buon passaporto, nel senso che ha vinto un mondiale con la Francia e un'Europa League con il Chelsea, e questo è un biglietto di visita. Non può dire che è uno scarso oppure uno che non ha vinto niente. Lui le robe l'ha vinta, altro che se l'ha vinta. Solo che è un giocatore, devi farlo giocare in una certa maniera che possa aiutare i compagni. Però a tenere Giroud a 34 anni, mi tenevo 100.000 volte Mario Mandzukic, mi tenevo 100.000 volte Higuaín. Però ragazzi, dai, da quanti nomi stanno girando attorno alla Juventus? Quanti nomi? Quanti nomi, quanti nomi, quanti nomi. Comunque alla fine, ragazzi, sono 9 giorni, 8 giorni che manca per iniziare il campionato e la Juventus si trova senza un centrale, manca ancora un centrocampista e manca ancora un difensore in difesa. Ancora questi 3 giocatori mancano alla Juventus per dire a livello completo, possa completare questa rosa. Comunque io fino a quando non vedrò l'ufficialità di Suarez alla Juventus, io non ci vedrò mai, 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 mai. Io penso che la Juventus sta muovendo sotto traccia e all'improvviso, quando voi, grandi youtuber, che non ve lo aspettate, uscirà il nome dell'attaccante e rimarremo tutti di cazzo, rimarremo tutti di stucco. E poi vi farò vedere. Io dico ancora no Suarez. Suarez non mi arrivo perché la Juventus non va a spendere i soldi per pagare un giocatore 2 anni per il terzo anno, quando l'anno prossimo in casa può arrivare Haaland. Rifletteteci, rifletteteci. La Juventus sta trattando per o per cercare un parametro zero oppure uno a prestito, o un giocatore in prestito. Quel giocatore in prestito sarà proprio Morata. Voglio, ditemi la vostra, lasciate i vostri commenti, il vostro like, dislike, e vi è sempre forza Juventus. E ancora stiamo, ancora attesi per Suarez. Vediamo Suarez se arriva anche per la settimana prossima. Ciao, voglio, ciao, e sempre forza Juventus.